Signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla dall'Alta Terra di Lavoro, da Cassino. E stasera, come il nostro solito, i martedì staremo insieme per parlare di arte, di musica, ma soprattutto di cultura identitaria, che non è quella soltanto quella della storia. E ne parleremo con un personaggio teatrale che opera soprattutto nel mondo del teatro, di Cassino, e cassinese, e che, come nostro solito, facciamo anticipare da un brevissimo video. Della mia, e non lo vedi da caccia pulicinella, da fa sputazzella, vedi della bella. Uè, mamma mia! Ne, fulanganna, fulanganna, tu a passare, eh? Mannaggia chi giorno, ti ha gerito sì, non so perduto. Ecco, avete visto un monologo tra un Pulcinella e la sua moglie, in un monologo che è stato fatto, non monologo, in un duetto che è stato fatto durante la presentazione del progetto Pulcinella Patrimonio dell'UNESCO al Comune di Cassino. Le due attrici, una è Teresa Recchia, quella più alta, longilinea, mentre Pulcinella l'ha interpretato questa persona qua. E parliamo di Leda Panaccione. Ciao Leda, come stai? Ciao Claudio, Pensa che abbastanza quello. bene, un pochettino, un po' di raucedine, ma va bene. Col suo freddo che ha fatto. La miseria. È una Tu come tramontana. stai? Io tutto bene, tutto bene. No, vi ricordavo che praticamente quello fu prima quello lì, e poi la settimana successiva a Pontecorvo, prima che ci chiudessero negli arresti domiciliari, ti ricordi? Sì, mi ricordo, mi ricordo. Sono E lo passati 2 anni. facevo a Pontecorvo. Prima a Cassino e poi sono passati 2 anni. Comunque ti annuncio che quel progetto per Pulcinella Patrimonio UNESCO sta andando molto avanti e si trova in stato avanzato. Manca poco per poter essere accettato dal Ministero. Speriamo che ciò accada e per poi prendere il volo per Parigi, sperando che effettivamente riusciamo a far tenere diciamo, per gli esseri umani questo prestigioso titolo, perché per il trascendente Pulcinella è qualcosa che rimane immortale, insomma, quindi, e devo dire che lì l'ha interpretato veramente in maniera eccellente. Ed era tra le prime Pulcinella a volte, comunque. Parigi. Era tra le prime volte, o mi sbaglio? Sì, che facevo, no, l'avevamo già fatto in qualche serata, avevamo fatto la tombola di Pulcinella, sempre con Pulcinella in Terenella, insomma.
L'avevamo già fatto un paio di volte, però certo, il pezzo proprio teatrale, tutto intero, quello sì, è stata la prima volta che l'ho interpretato. E mi è piaciuto anche tanto perché Pulcinella è una maschera, una delle maschere, che mi sono rimaste nel cuore, insomma. Come a tutti, praticamente ci fosse un attore che parla male di Pulcinella. Pulcinella è l'essenza della vita. Forse credo che nessuno come il professor Scafoglio, che ha inquadrato dal punto di vista antropologico e sociale del personaggio, che lo ha definito un grande mediatore, il grande mediatore della vita di tutti i giorni. Quindi Pulcinella è sempre dentro di noi, e chi non ce l'ha dentro vuol dire che è una persona arida, una persona che non sa né amare né odiare, quindi asettica. Perché Pulcinella è Pulcinella. Ma la storia di quel costume, invece, mi dicesse che l'avevi comprato da poco, eri innamorata di quel costume. Il costume, sì, lo avevo preso a Rimini, a un negozio che vendeva i costumi teatrali e li faceva anche. E si chiamava Lady Camelot il negozio. Si chiama ancora, credo, ci sta. Infatti eravamo rimasti che mi sarei presa tanti altri costumi, ma poi è venuto il Babbo Natale, come Babbo Covid Natale, e è Babbo finito. Natale è passato. Ti sentono, Simo, ti Lo sento. so, Babbo Natale c'è ancora lui, c'è ancora Senti, onda. aspetta, Benedetto, per favore, mi togli così lo sento soltanto io. No, perché loro sono qui con me che fanno le battute Non mentre noi parliamo più. parliamo, capito? Ma Ti fai giustamente dire noi qua lo sai che non ci una prendiamo sul serio, noi ci vogliamo divertire nel conversare. cosa? Ah, sì, Oh. Non assolutamente. abbiamo ambizioni. Ma lui mi voleva far notare che me l'aveva comprato lui, Simone, capito? Simone è il mio compagno. Ah, come si chiama? Come si chiama? Simone da Simone. Guanno, al Ah, momento. Simone, salutalo. Non escludo il cambiamento, però sono 23 anni e siamo insieme. Salutamelo, Pare che va Simone. bene. Ti salutano. Ciao. Ti saluta, ti Pensa che saluta. soltanto adesso vengo a sapere che il tuo compagno è Simone, pensa tu. Come io Cassino la frequento pochissimo, guarda, è una cosa incredibile. Vabbè, ma poi del resto che fa? Noi attori non ci teniamo a dire che siamo sposati o fidanzati. Allora, cominciamo a parlare, poi torneremo su Pulcinella perché non si può non tornare. Mo' comincio a parlarci di te. Il tuo cognome sappiamo perfettamente chi è di Cassino. Ah, a proposito, se hai voglia di prenderti delle licenziosità, delle conversazioni in cassinese, noi qua siamo ben lieti. Io ti accompagno. Ah, Per sì. chi non. A parte che non sto usando proprio la dizione, quella perfetta, No, non c'è precisa, voglia. No, è quella vero, alla non c'è. Gassman. A parte questo, però diciamo che a me piace parlare in gassinese, mi piace parlare in dialetto. Ogni tanto, anche quando parlo in italiano, mi piace buttare quella cascata, quella battuta finale in dialetto, capito? È Così. una specie per far Tanto capire il per timbro di far capire fabbrica. con chi hanno a che fare. Il timbro di fabbrica, il timbro di fabbrica. Il timbro di fabbrica, esatto. Senta, qua allora mi dice una cosa che chi conosce, chi era Cassino sa perfettamente il cognome Panaccione venne di Panaccione. Panaccione è una contrada che tra Giunture, Sant'Apollinare, Sant'Angelo, però è un mondo a parte. Quindi tu Ma da là. Panaccione veramente è un mondo a parte, veramente. Sembrano, non si sa, di origini incerte, perché alcuni dicono che vengono dal centro Italia, tipo la Toscana, altri dicono che sono nati proprio qui, non si è capito. Però sti Panaccione, cioè, si sono guadagnati alla fine una strada. Dentro che fa comune di Sant'Angelo, che poi è comune di Cassino, e sembrano proprio un mondo a parte, sono molto Sì. particolari i Poi stanno panacciunesi. vicino alle Giunture, che è un altro mondo a parte, e tra Certo. Sant'Apollinare, insomma,
un posto Poi ci particolare, stanno le tipo. cavalle, ci stanno, amore, aiutami a dire, non mi ricordo tutte le contrade di Sant'Angelo, però ce ne sta, gli Andridonati. Gli Andrenati sta dalla parte opposta, là cominciamo ad andare verso San Vittore Rocca dei Mani. Lunghi panaccini di terra di grandi lavoratori, grandi contadini, allevatori, gente fatica, gente che sa campare, soprattutto. Yes. Devo dire. Tradizioni antiche. Ma, però tu mi dicevi che sei nato a Roma, tu stavi a Roma, però. Sì, io in effetti sono nata a Roma. Sono nata a Roma e a 11 anni mi hanno portato qui. Diciamo che stavo bene, pure a Roma. Però Ah, beh. oramai sono totalmente tanti anni che sto qui, che praticamente riesco a recitare il romano solamente con le partiture, ma se no ormai non ci parlo nemmeno più. Vabbè, ma sul romano comunque attenzione, il romano nasce dalla nostra lingua, perché quando ci fu il sacco di Roma di Carlo V, Roma si svuotò, praticamente non ci rimase più nessuno e ci fu l'emigrazione e fu ripopolata. Fu ripopolata dagli abitanti della terra di lavoro di Campania, che arrivava poi anche fino a Napoli. Infatti, sono loro che la loro lingua nasce dalla nostra, perché era completamente diversa. È stata ripopolata da noi, quindi le tradizioni romane non è che c'è questo legame importante anche con la nostra terra, però al contrario. E mi dicevi che la tua passione del teatro, però, è dall'infanzia, nell'infanzia che l'hai coltivata. A me recitare è sempre piaciuto. Ti sento un pochettino male però, che fine hai fatto? Io sto qua. Ah, ok. Dico, recitare mi è sempre piaciuto. Soltanto che, ecco, magari ecco, se fossi rimasta a Roma, dove abitavamo vicino Cinecittà, molto probabilmente avrei iniziato prima. Invece così ho iniziato a 23 anni ad andare ad una scuola a Roma, dove ho passato i primi 3 anni a studiare recitazione. E poi Ah, sono tornata qui e c'era il CUT, che era stato fondato da almeno 10 anni già da Giorgio Mennoia. Dopodiché sono andata da lui e ho detto: io vorrei entrare a far parte dell'associazione, insomma, del Centro Universitario Teatrale. E così è cominciato questo sodalizio che dura da ormai da più di 20 anni. Quindi mi dicevi che quindi praticamente hai fatto proprio le scuole importanti, hai fatto una scuola importante per fare recitazione, quindi non è solo talento. Importante, non voglio fare il nome perché non voglio fare pubblicità, però sì, era una buona scuola, una buona scuola. Adesso Cioè l'hai affrontato in maniera professionale. credo che si sia trasformata. Vabbè, adesso sono cambiate tante cose, per cui non so, probabilmente ha cambiato insegnanti. Non so, non mi va di nominarla, dai. Vabbè, no, ma non per questo, per far capire che Però comunque era sì, era diventato un una buona impegno. scuola. Io ho No. imparato molto lì, ho imparato molto. Oh, Facevano. chiaramente ho imparato molto di più con Giorgio, soprattutto perché sono anni e anni che recito con lui. Ma diciamo, ho detto questo soltanto perché fin dall'inizio avevi idee chiare, ti eri messo in testa di fare l'attrice, l'hai fatta, insomma, partendo dal basso, quindi con molta umiltà, non soltanto seguendo la passione, che giustamente il talento, la passione è Sì, importante. vabbè, all'inizio mi muoveva solo la passione, l'amore per il teatro, l'entusiasmo, la voglia di fare. E poi cresci e ti rendi conto dei tuoi, diciamo, delle distanze, dei limiti, delle tue esigenze familiari e quindi decidi di continuare la tua passione, ma tenendo sempre presente, tenendo i piedi un po' più per terra, dai. Eh sì, perché poi subentra anche l'umiltà, no? Noi siamo tutti cresciuti con le commedie di Edoardo. Tu qual è stata? Edoardo anche tu? Oppure c'è stato qualche altro
teatrante, qualche altra commedia, qualche altro attore che ti ha fatto schioccare la passione. Non ti sento molto bene, però allora vuoi sapere Allora, se noi tutti siamo cresciuti con il teatro di Edoardo, ci appassioniamo Ah, sempre. vuoi sapere chi è che mi ha Anche fatto. tu sei stata folgorata da Edoardo, o ci sono altri attori o qualche altre commedie che ti hanno appassionato e ti hanno fatto avvicinare al teatro? Ma ti posso dire la verità, io da piccola, a casa mia, quando facevano le commedie di Edoardo, si vedevano quelle. E certo, quelle c'erano. Totò, perché allora li facevano spesso in televisione. Io mi vedevo Totò, mi vedevo Edoardo, mi vedevo anche Gigi Proietti. Sono cresciuta con questi miti, con queste figure mitologiche. Mi Dimmi una sono cosa. ispirata. Io sono tutti gli attori un po' all'inizio, quando sono ragazzi, quando sono mossi da un sano esibizionismo, diciamo, dai. E certo. Quindi sì, ti ispiri a qualcuno, però devi sempre comunque tenere presente che una donna non può ispirarsi a Edoardo. Edoardo è un qualcosa che quando tu lo vedi recitare, pensi a una parte maschile. Ti dovresti ispirare di più alle attrici, insomma, E come quali sono? Lisa Danieli, come Dolores Palumbo, come Anna Magnani, Elena Lione, ma anche Sofia Loren, su via, Vabbè, insomma, Sofia Gina Loren. Lollobrigida, sono tutte attrici abbastanza brave che hanno Vabbè, fatto la storia del cinema. Sofia Loren è la diva. E quando uno è diva, non si capisce, è diva e basta. È la diva. E quindi là non puoi chiedere nient'altro perché lei è diva, stop. Però Come devo cosa. essere sincera, Gina Lollobrigida era molto più un'artista molto più versatile rispetto a Sofia Loren. Ma infatti io ti ho detto diva, infatti non si può paragonare, perché la diva è Vabbè, pura musica. oramai sì, è una diva d'onore, ormai chi glielo toglie più No, vabbè, ma l'appellativo? ci sono delle recitazioni di Sofia Loren, diva e basta, anche se non sapeva non era eccezionale recitare, ma sono quei personaggi che nascono una volta ogni 100 anni, ma finisce Ah così. sì, E assolutamente. quali sono le attrici che più ti hanno ispirato, a cui ti rifai, a che ami di più? Te l'ho detto, Lisa Quale tra Danieli. queste? Una classifica c'è? Ma no, classifica no, non voglio classificare. Non voglio classificare. Ci sono attrici di cinema che mi piacciono moltissimo, tipo Monica Vitti, ad esempio, come ho detto anche sì, Sofia Loren mi piaceva, c'è Isa Danieli che è un mio mito, mi piace tantissimo come la sua versatilità, il suo modo di interpretare, anche se a volte è troppo aggressiva, però diciamo che in certi personaggi E è la morte sua. io ti ho fatto conoscere la commedia Ferdinando. Tu mi hai fatto, e lo stavo quasi a dire, però mi hai bloccato prima, mi hai fatto conoscere la commedia di Ferdinando Rucello, che è bellissima, dai, interpretata da Isa Danieli, io sono rimasta affascinata. Mi piacerebbe un giorno poterla interpretare. Magari in cassinese, anche se mi piacerebbe Gassinese, sì. tanto il napoletano. In Gassinese sarebbe ancora meglio. E quella è una commedia dal titolo Ferdinando di Annibale Ruccello. Poi ti devo mandare un monologo di no, un atto unico di Annibale Ruccello, dove la protagonista è Giuliana Desio. Poi te lo mando. Sì, Giuliana Desio, sì, anche è una bravissima attrice, Ma sì. lì è in una recitazione inedita che ti sorprenderà. E me la devo vedere.
calcola che poi Annibale Rucello purtroppo è morto troppo giovane, ma era un talento, un genio, un Mi sembra commediografo. 27, o mi sto sbagliando, o Cosa? 30. 30 anni, cioè aveva una trentina d'anni. Lui è morto troppo giovane, ma lui faceva molte commedie che scriveva, erano molto forti, molto appassionate, anche violente nel manifestare. E quindi io credo che tu la potresti fare, io te l'ho mandata apposta quella commedia, perché penso la potresti fare. Ultimamente l'ho visto due volte con Gia Ma Martino, però. guarda, Claudio, mai dire mai. Potrei anche pensare in questi giorni diciamo, di incertezza, dove tutto salta per un qualcuno che poi alla fine si scopre positivo. In questi giorni di incertezza potrei anche mettermi a studiare seriamente in castinese la commedia di Mi Rucello. faresti cosa gradita. Me lo farei io, me lo farei un grandissimo favore. Senti, e come inizia questo rapporto con Giorgio allora? Giorgio abbiamo ospitato noi qualche tempo fa, è stato il primo a essere qui da noi, poi dopo Anna De Sandis, ma con Giorgio per noi come è iniziato questo rapporto? L'impatto iniziale, Giorgio è una persona molto esigente, rude per certi aspetti, però è No, a me Giorgio mi di ha cuore tenero. subito il primo impatto, una persona molto, molto, molto buona fondamentalmente. Infatti, lo dico. Sì, certo, ognuno ha i suoi limiti, ci siamo scontrati parecchie volte, però il primo impatto è stato quello di una persona molto entusiasta. Molto, molto appassionata, a cui piaceva veramente tanto quello che stava facendo e ci credeva tanto. Spero che continui a crederci anche in questo periodo così Lo so, è la un sua, po' buio. il teatro è la sua vita, quindi, ma poi d'altronde chi ha delle responsabilità, i registi, gli impresari, quando sta a contatto con gli attori, se non sei un po' ruvido non ce la fai, perché tenere tante capa allegre come la vostra non è semplice, perché gli È una attori parola. non è semplice, No, no. e quindi non Pure puoi perché noi essere. attori siamo sempre, le donne vogliono fare sempre le dive, poi se gliela fai credere, si credono di essere i padri eterni, le madonne. Purtroppo l'attore è così, se gli fai troppi complimenti diventa Gasman. Poi sei costretto un attimino a fargli abbassare la testa. Cala Gavin. Come si dice a Cassino, Cala Gavin. Cala Gavin. Senti, ma qual è la prima commedia che hai fatto con Giorgio, quella che ti ha Ma lanciato la prima oppure quella che mi è piaciuta di più quella che o ti è quella che ho piaciuta di più? fatto meglio? Perché ce ne sono tante, insomma. Allora dimmi, guarda, quella che secondo te ti serve per farci un monologo di pochi minuti adesso. Vabbè, quella che mi Me l'hai serve per detto fare il allora. monologo adesso è una Quello è parola perché è castinese. difficile ricordarseli tutti i monologhi. Però io ho fatto Le donne al Parlamento, che ho interpretato Prassatola in una versione dialettale. Ed è quella è stata molto divertente. Là mi sono divertita, la gente è stata simpatica, veramente simpatica. Poi la prima è stata Vacanze da Vamp, una commedia che parlava di una specie di vampiri, di inosperato al femminile, che uccidevano tutti gli uomini, li vampirizzavano e poi li uccidevano. E poi c'è stata quella di Bubà, che è l'ultima che ho fatto io, cioè quella che mi è piaciuta, in cui sono stata più brava, cioè la città di lusanghe, ma fa città di lusanghe, cioè, però sono stata brava. È stato Bubba o Re. Bubba o Re è una versione un po' parodistica dell'Uburoà di Jarry, Sì. che è il teatro, quello un po' teatro grottesco, teatro dell'assurdo. Teatro quello contemporaneo?
Contemporaneo, sì, del secolo Quel teatro, scorso, quel immagino. famoso teatro sperimentale, insomma. Diciamo, io facevo un pagliaccio che aveva faceva delle battute che assomigliavano molto a quelle di Berlusconi, e ci ha messo di tutto, veramente tante citazioni, tanti pezzi di Petrolini, belle scene di film, una scena dei Blues Brothers, per esempio, dove lui si giustifica con la sua fidanzata, quella che ha lasciato, no? Che dice: c'è stato un terremoto, la peste, le cavallette, ho bucato la gomma, la macchina si è rotta, pioveva, non potevo, insomma, per giustificare che se n'era scappato. Non so se ti ricordi quella scena, però è una scena divertente, se te Sì. la vai a vedere, quella dei Blues Brothers. E ci ha messo veramente tante tante citazioni. Abbiamo ricevuto, perché anche Giorgio ha ricevuto i complimenti, da un Marco Colli, che è un attore molto importante, un attore che segue il metodo Fersen, mi sembra, se non mi sbaglio, non voglio dimenticare, e poi Claudio Spadaro. Claudio Spadaro, che è un attore fatto anche Mussolini, Sì, ho capito. insomma, Ma sì. dimmi un monologo adesso, in che senso? L'altra volta mi dicesti che ti è rimasto nel cuore un monologo particolare dove si parlava in cassinese di una figura che era anonima dal punto di vista teatrale, ma era molto molto importante e la rendesti, era quella che ti è rimasta più nel cuore. Qual è? Praticamente tu intendi Nonna Carmela, che è una Sì, delle brava. commedie di Anna, è una vecchia signora che parla in dialetto. E per favore potete fare il pezzo di cani, che parla in dialetto e che praticamente comanda lei nella sua famiglia, una di quelle vecchie signore cassinesi che rompono la palla, insomma, la mattina alla Ci fai sera. sentire qualcosa? Ci fai sentire qualcosa? Mo che sta? Già sta imbriaca alle 5 la mattina. Clata figlia, ma mo stava a fare pure bustina. Dice che convivono. Si è buttata alla casa. Sì. Mo si chiama convivenza. Ai tempi miei la chiamavamo nannata Manera, la chiamavamo puttanizia, ma boh, però, e ma già sta zitta, ma già sta zitta e non posso dire niente. Ma vedi so bene sta disgraziata. Mari! Mari! Sette porte, ma sta sempre bruciata. Quella è la prima figlia. E non gli posso fare lo aspovizio, non fa niente e non vo fa niente. Vabbè, questa è Tipica, un pezzo di Nonna tipica, Carmela. no, no, tipica, per chi lo sa, tipica proprio cassinese, sta femmina una volta che può stare a zona della casa popolare vicino alla Croce Centrale o a San Silvestre, pure a Colosseo, tipo Un po' capone, un po' arricchito, come lo mezza fa il signore. pagliasse, mezza Mezza pagliasse, pagliaccia e mezza pure. però con una forza, una personalità, un'energia spaventosa. Con una saggezza, una saggità, una saggezza millenaria che gli viene dagli avi, Perché personaggio. d'altronde da noi la storia, la civiltà non c'è passata, non l'abbiamo fatta. Noi terra di confine, terra di intrecci, terra di incontri di popoli. È vero. Pensa che Cassino, la tradizione del mercato è antichissima, perché quando ai tempi del baratto si incontravano i popoli della montagna che si incrociavano quelli del mare che risalivano il fiume e si scambiavano le merci 2 volte l'anno. Pensa che l'unica cosa che rimane, non si è mai fermata a Cassino, pure sotto i bombardamenti, la seconda guerra mondiale, è stato il mercato. No, il mercato a Cassino, se...
è storico, è una cosa che È nel patrimonio è genetico proprio cassinese. nell'anima dei cassinesi. Sì, no, quello è quando ce lo sono. E che poi calcola che per 1000 anni Cassino si è chiamato San Germano, eh? Quindi in cassinese nell'ultimo secolo. Vabbè, andiamo nella storia. Santo Germano. Leda, tu riesci a interpretare sia i ruoli comici che quelli drammatici. Dove ti senti, quali ti piacciono di più, quelli comici o quelli drammatici, quelli seri, impegnati? Beh, allora, a me piacciono tutti, nel senso. L'attore, a me piace far ridere. Quando sento che il pubblico si sta divertendo, che è propenso alla risata, mi carico ancora di più e cerco di farli ridere in tutti i modi. E chiaramente questo ti riesce molto di più quando parli in dialetto, chiaro, cioè in dialetto si pensa in dialetto e poi si traduce in italiano, per cui il dialetto è l'anima, è la nostra anima che noi facciamo, diciamo, quando parliamo in dialetto è la nostra anima che esce senza passare per la sovrastruttura Senza filtri, della senza lingua. Ecco, filtri. per cui fa certamente più ridere, la battuta arriva più secca, arriva più immediata e chiaramente è più facile far ridere in dialetto. Però è chiaro che da attrice che si è impegnata tanto per la dizione, quella cosa che si chiama dizione, mi piace tanto interpretare anche ruoli drammatici. Poi Se mi dicono che tu sta faccia i ruoli drammatici non vengono, però non è vero perché ogni tanto ce l'ho pure fatta, insomma, dai. no, che cazzo si è studiato a fare? Voglio dire, no, varrà pure a qualcosa aver studiato un po' di dizione. Se Comunque, mi piace fare tutto. Quando una cosa è scritta bene, quando è fatta bene, è bello tutto. È bello piangere a teatro, ma è anche bello ridere, soprattutto. Sì, Poi non si torna a fare scherzi. il riso amaro è sempre stato quello poi, diciamo, il riso amaro al teatro l'ha proprio inventato Edoardo, prima Pulcinella, Potito, ma poi soprattutto anche Edoardo, lui ha fatto uno dei padri del realismo, del realismo mondiale, non soltanto. Ma dimmi una cosa, Leda, ma tu riesci a, quando c'è un personaggio, anche se non ti piglia subito, riesci a calarti nel ruolo? Anche quando non ti prende, oppure per te è indifferente, perché non credo che ci siano sempre dei personaggi che ti piacciono quando reciti, no? Quando hai recitato fino adesso. Ma generalmente Riesci a l'attore prendere cerca sempre sempre i di ruoli. farseli piacere i suoi personaggi. Un attore che non gli piace il personaggio che sta facendo vuol dire che deve anche spiegare il motivo, perché non ti piace, perché non è una parte che ti soddisfa, non ti ci senti dentro. Oh, io ho fatto Nonna Carmela, che te ne sennò. Cioè, che se ci abbassa di 80 anni. Vabbè, certo, ho fatto il piccolo principe, ho interpretato il piccolo principe in dialetto. L'attore, anche quando il personaggio non ci azzecca molto, cerca comunque di entrare nel personaggio e farlo suo. Ho fatto un piccolo principe dialettale. Certamente non era reale, non era un bambino di 10 anni, era un piccolo principe che doveva far più che altro doveva far ridere, doveva suscitare più ilarità che tenerezza, chiaramente. Così come Nonna Carmela, magari un giorno interpreterò anche la parte di una donna della mia età, mi verrà con te. La Però tua età, è tutto, sei così giovane, ma poi che hai No, avuto? non ti posso dire la mia età, va, non scadiamo, non mettiamoci a piangere. Ti dico solamente che tra un po' sarò obbligato a fare il vaccino. Vabbè, Ecco, allora questo. vuol dire che sei, e allora vuol dire che ci devi dire che cosa mangi.
Che cosa mangio? Bevo vino la sera e mangio, vabbè, non mangio la carne, questo ve lo dico. Bene. Evito la carne per una, per questioni morali, etiche, ma anche per il fatto che non è che mi fa impazzire, non mi è mai piaciuta più di tanto, quindi un po' quello, mi riesce E facile. anche mamma e papà, insomma, madre natura che ci ha messo il suo. Sì, diciamo di sì. Mia madre aveva una bella pelle, devo dire la verità. Senti, tu hai ripetuto più volte dialetto, dialetto, dialetto. Vorrei ricordare che il cassinese, a Cassina, Monte Cassino, c'è l'inizio della lingua laborina, i primi testi in lingua volgare italica, che è le terre famose. Quindi nasce prima la nostra lingua e poi l'italiano. Definirlo dialetto, secondo me, non è molto indicato. È una lingua, nasce la nostra È una lingua prima e lingua, poi nasce l'italiano. Quindi dobbiamo vero. un attimo. Poi, tra l'altro, il cassinese, facendo parte del ceppo delle lingue napoletane, si presta pure bene alla recitazione, quindi a quella immediata d'impatto, ha una musicalità che si Assolutamente. presta molto bene alla recitazione. Ma voi avete pubblicato qualche. Il testo metto, Il piccolo principe in lingua cassinese, l'avete pubblicato o è soltanto la recitazione? Perché io ho Il piccolo principe scritto in napoletano. Allora, noi abbiamo fatto O Principe Piccirillo, che era nel 2016, se non mi sbaglio. O Principe Piccirillo. E ci parlavo soltanto io, mi sembra, in dialetto come piccolo principe. Ah, Gli ok. altri no, gli altri parlavano in italiano. Anche perché lei da noi ormai nella nuova generazione il cassinese non si sente più parlare. No, no, è Ormai vero. non si sente più parlare l'incassinese in È un giro. peccato, è un peccato perché le nuove generazioni si vergognano di parlare È il dialetto. perché è colpa nostra, li abbiamo fatti credere che nel politicamente corretto bisogna parlare italiano, non bisogna parlare in lingua madre, le nostre origini. Io avevo un insegnante di italiano, la professoressa Pinzani, veniva da Lucca, una delle prime donne laureate sotto il fascismo, quindi non era, sto parlando di più di 30 anni fa, che lei pretendeva che noi a casa parlassimo il cassinese fuori, che diceva che soltanto sapendo bene la propria lingua d'origine si può parlare bene l'italiano. E non aveva tutti i torti, aveva Oggi ragione. nel provincialismo in cui ci siamo ficcati, per molti parlare la lingua del proprio posto, il cassinese, la lingua laborina, vuol dire essere cafoni, quindi purtroppo è così, è inutile che ci giriamo attorno. Però tornerà come sempre, anche se adesso ci sono le inflessioni romanesche che con un già azzeccano proprio niente, quindi lasciamo perdere. Senti, Leda, ma tu l'altra volta mi hai detto pure che ti è piaciuto molto, parlando di altre, facendo il ruolo drammatico, l'ultima commedia che avete fatto sulle donne. E tu hai Sì. fatto Ho una recitazione in un pozzo, mi sbaglio. fatto, sì, era un monologo di Serena Dandini, La scientifica si chiama, è la storia di questa donna che sta nel pozzo, che è stata uccisa, è nel pozzo e chiama i carabinieri, chiama la polizia, chiama la scientifica sperando che qualcuno la vada a ritrovare nel pozzo. Cioè che la verità venga fuori. Però sono mesi e mesi che sta là dentro e nessuno la cerca più perché il marito ha fatto credere che lei sia scappata di casa. Vuoi farci un minuto, 2 minuti di questo monologo? Oh. Ma che davvero l'avevo? Sto qua nel pozzo dietro casa! Ma come me lo devo da dire? Vabbè. Chiamano scientifica, ma questi sanno anche fare 2 più 2. Ah, belli, ma come me lo devo da dire? È stato lui, no? Non ci vuole Maigret. Sto bell'imbusto va fregato bene bene dalla storia del falso alibi.
Ma quando mai si è visto che uno va a fare il massaggio thailandese alle 7 di sera? Dai, su. Quando poi, tra l'altro, c'era pure la cena pronta. Dai, ma che c'è grido? E siccome che era venerdì, c'estava pure il pesce fresco del bancone di Nina del mercato e lui ce lo sapeva. Oh dai, su, ma datevi una svegliata. Ma non ci vuole il rispe Parma per capire che gli ha dato i soldi alla thailandese, no? Capirai? Quelle se puzzano di fame, per durire, te fanno certi servizietti che a confronto una falsa testimonianza e la passeggiata di salute. Comunque, meglio morta che ancora con lui, te lo giuro. Un televisore al plasma che era la cosa più cara che c'avevo. Con quel telecomando che era una bellezza. Ma tanto decideva sempre lui quali programmi guardare. Tanto valeva che morivo. Ah, guarda, no. Meglio morta che un'altra domenica sportiva con l'illuminata. Quella presentatrice biondina che dice i risultati della domenica con la roba tutta piena di rossetto forte, i recchini del lampadario. A lui gli piaceva tanto. A me invece mi faceva schifo, guarda un po'. Oh, capito? Non sto, sbrigatevi! Se questi non ci sentono, sono sordi. Dai! E un'altra rana che mi cade in testa. Sto pozzo è freddo e umido. So 3 mesi che sto qua sotto e a nessuno gli è venuto in mente di venire a dare una sbirciatina. Se la so più furba, è chiaro. E lui, è furbo. Si è fatto pure il piantarello a chi l'ha visto. Dice che un bel giorno me ne sono andata così, via di casa, de botto, senza senso. E dice che era strano, che lui si era accorto subito che qualcosa non andava perché gli avevo lasciato il caffè pronto sul tavolo come al solito. Ma rimortacci sua! Se non ve sbrigate qua sotto, ci ritrovate solo i girini! Sono stanca, sono stufa. Mamma mia, non c'è niente da fare, oh, mi riesco a stancare puro da morta. Bravissima, brava, brava, complimenti la mimica, c'hai un viso per il teatro comunque. Ecco, Un adesso viso che hai per lo aperto spazio. questi occhi mi sembri, ecco. Ho la maschera. Sì, hai maschera, parlando, ecco, mo per tornare che nulla da dire, lei dai, è inutile commentare questa tua interpretazione perché. Sei troppo bravo, sei troppo bravo, sei troppo bravo con me, No, no, dai, tu sei bravo. brava, non io. Io faccio, io sono Sei solo un guardiano. buono, sei buono, sei buono. Sa, ricordati che diceva Orson Welles, pensa che Orson Welles si precipitò, siccome Eduardo non poteva andare in America perché era accusato di comunismo, gli americani non hanno visto mai Eduardo, e Orson Welles si precipitò dall'America per andare a vedere Eduardo qui in Italia. Alla fine andò in camerino e si inginocchiò per ringraziare il più grande attore che lui avesse mai visto. E Addirittura. Orson Welles diceva che praticamente il teatro lo fa l'attore, il cinema lo fa il regista e la televisione lo fa il pubblico. Quindi l'attore di teatro è in assoluto il non plus ultra della recitazione. Per tornare, abbiamo parlato di maschere. Edoardo però ebbe un grande difetto. Pensava che con lui il teatro, la commedia dell'arte, doveva finire. Infatti poi fece la commedia, l'arte della commedia. E soprattutto pensò che Pulcinella doveva morire, il La figlio di prima Pulcinella. stoccata a Pulcinella gliel'ha dato Scarpetta, il padre. Sì, ma lui poi dopo lui pensava di aver finito definitivamente Pulcinella, che poi tra l'altro lui aveva una maschera, un viso pulcinellesco eccezionale. Cioè, quel programma con Zeffirelli, quando lui con la mimica, con la maschera di Pulcinella fa delle cose eccezionali, una cosa incredibile quello che fa Eduardo. Non so se l'hai visto quel programma del 70, 71 più o meno. No, non l'ho visto, però Te l'ho lo visto una volta consiglio, Zeffirelli Edoardo cantò. che faceva Pulcinella, l'ho visto in un film. Una parte, sì, l'hai visto in Ferdinando e Carolina, Ferdinando l'ultimo re di Napoli, Ferdinando e Carolina, lui doveva prendere in giro
il Ferdinando IV di Borbone, no? Sì, Lui era. probabile, Sì, ma poi lui fece la maschera di Pulcinella per Zeffirelli. Cercherò di recuperare quel video e te lo faccio vedere. È stato bellissimo. La RAI è in produzione RAI. manda sempre che io Però mi poi metto sempre. purtroppo per lui, a parte che poi Pulcinella, soprattutto anche per Mario Merola, per il popolo napoletano, per lo stesso Nino D'Angelo, per gli immigranti napoletani, non moriva. Ma poi soprattutto arrivò Troisi in Capitan Fracassa che riportò sul trono Pulcinella. C'era poco da fare. Siccome Pulcinella è il nemico numero uno della borghesia, perché il borghese pensa di non avere maschera, pensa di essere come appare, però tu adesso mi devi recitare qualcosa di Pulcinella. Prima l'abbiamo visto in quel video, senza maschera. Fammi qualcosa di Pulcinella adesso. Facci, Io facci. ci provo, ti posso provare a recitare indegnamente la poesia di O paese Pulcinella di Edoardo De Filippo, che come tu hai detto, Lina Sastri recitò impeccabilmente. Io ci provo, ci proviamo, Ma dai. tu c'hai, ma aspetta, attenzione, ma Testo a fronte, testo alla tu mano. ce l'hai dei tratti di Nina Sastri, eh? Sei molto napoletana, sei molto mediterranea, eh? Sei molto laborina, no? Mia nonna era campana, Ma la eretta. calcola, sì, ma guarda che i Pannacciuno fino al 27 era terra di lavoro, Regno di Napoli, oh. Non è Fino così. al 27. Ma Vabbè. per questo che noi non abbiamo ben chiare le nostre radici, perché ogni tanto ci spostano. C'è qualcuno che No, ci dice Dio, che no, no, siamo no, no. sociali. Leda, no, no, attenzione. E noi non siamo sociali, non siamo Assolutamente, sociali. la ciociaria non esiste, è un'invenzione di Mussolini e Manzoni, lascia perdere. Allora, la terra di lavoro è stata la provincia più antica d'Europa, quindi Cassino, San Germano, era in terra di lavoro nel Regno di Napoli per circa 8 secoli, sono dopo che hanno cercato di cancellare la nostra identità. Ciociaria, lascia perdere, per cortesia, ciociaria parliamo del nulla mischiato con il niente. Cambiamo discorso perché non è il momento. No, È no, no, non un'invenzione. parliamo, no, 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 non è il assolutamente. momento. Anche perché ho tanti amici sociali che sono simpaticissimi. No, attenzione, Leda, un attimo. No, no, attenzione. I sociari e le sociare sono una cosa, che esistono da La Bologna sociaria è fino un'altra cosa. a Reggio Calabria. E quindi non è. Il territorio della ciociaria è un'invenzione di Mussolini che doveva cancellare l'identità della Campania, provincia di Roma e della terra di lavoro e i massoni che c'erano dietro che cercarono di inculcargli questo. Comunque sarà termine un'altra trasmissione. Adesso facci sentire Pulcinella. Va bene, ci proviamo. Oh, paese Pulcinella. Pulcinella, sapete che dice? Ca paese significa muglio. Sape solo che è largo e che tonno, e non tiene parenti né amici. Dice, ovunque portate la me. Pulcinella, sapete chi è? Perepè. Pulcinella è padrone dei paesi. Pulcinella fa tutto così. Pulcinella, e se arriva a Nufis, Cavules, che sacce, fa spese, dice, ovunque portate la me. Pulcinella, sapete chi è? Perepè. Pulcinello, sapim, catena tutte vizze da rosa marina, e perciò che se scende la mattina, lo sapete, se andallea, se trattene, dice, ovunque portate la me. Pulcinella, sapete chi è? Perepè. Andrebbe avanti tanto, ma vi voglio risparmiare del resto. Leda, ma lo sai che il napoletano lo parli bene? Abbastanza, quando lo devo recitare qualcosina la inglobo. Certo, se mi sento in napoletano, ma ci però la posso dare a bere. Anche perché a me, a noi, quando quelli del nord dicono che siamo di Napoli, mentre quelli del sud ci dicono che siamo di Roma, perché abbiamo questa parlata un po' di qua e un po' di là, no? Io ho Ma parecchi amici al nord che dicono, ma tu sei di Napoli? Ma non, io lo so che non sono di Napoli, però loro non fanno differenza, non le sentono le sfumature diverse della comunque passata. stai dicendo tante verità.
Perché la prima non sei napoletana, ma sei napolitana, perché prima Napolitano. gli abitanti di Napoli venivano chiamati napoletani, gli abitanti del regno venivano chiamati napolitani. E Napolitano. se ti dicono romano, non te l'ho detto prima, non è sbagliato, perché praticamente noi abbiamo ricolonizzato, ripopolato Roma, e quindi loro hanno preso la nostra lingua, l'hanno modificata, adattata al loro patrimonio al loro modo di essere, i romani, No, però. è certo che tu sei ferratissimo, non te se può di niente. Tutto quel No, che... ti E sto dando ragione. No, sei tutto, no, ti sei sto. ogni niente su Ma questo. Su guarda, questo ma non mi terreno stai. non ti frega nessuno. Ma non mi sta strunziamo, per favore. Ma no, è vero, non ti strunzere. No, ma Ti sto ricordati che dicendo vero. ti sto dicendo che hai detto tutte le verità. Hai detto tutte Vabbè, le ma verità. perché? Ma io non sapevo neanche di averle dette. Grazie per avermi detto che ho detto delle verità. Ma se No, non lo, ma cioè, se lo l'hanno. dici tu, ci credo, capito? No, no, basta studiare un po' di storia. Senti, noi adesso andiamo verso la conclusione, però dobbiamo anche far capire ai nostri spettatori perché abbiamo messo l'Eda Panaccione, la Medea Cassinese. Questo titolo, la Medea Cassinese, perché hai fatto anche Medea. Noi davanti agli occhi abbiamo la Callas che ha recitato Medea nel film di Pasolini. Che non Però. siamo proprio uguali, però insomma, ognuno fa il Però io ho suo, visto ognuno sa la recitare, sua Medea. io ti ho visto recitare Medea, oddio, hai dato non voglio fare paragoni perché sennò mi dicono che sto facendo il ruffiano, non mi va, però gli hai Ma dato la niente, tua non mi impronta, strunziare. no, però gli hai dato la tua impronta, è la tua Medea, quindi prima di lasciarci ci devi dire quante commedie hai fatto, soprattutto con, vabbè, col CUT, con Giorgio, hai anche recitato con altre compagnie, so, però più o meno quante ne hai fatte? E adesso? Da 23 anni in poi? Quante ne hai fatte, mi sa di cosa brutta, quante No, ne hai vendute? abbo, non sta sfrutto, Ne hai vendute non fa la partite più che carro in sciandosa, Francia, dico io. non fa la sciandosa, dimmi quando ne hai. Dimmi quando ne hai fatte di. Non ce l'ho, non me lo ricordo, non me lo ricordo, però ne ho fatte tante. Tieni presente che con Giorgio poi ogni anno ne facevamo una nuova, Quando quindi ne è stato un facevi? periodo, una nuova, ogni anno era qualora ne facevamo una nuova. Quindi, Quindi, calcolando beh, più o meno, hai superato i 50. 50 no, però io penso che sulla trentina di spettacoli diversi li abbiamo fatti. Ho E capito, calcola che io, complimenti. insomma, voglio dire, abbiamo Non fatto sono anche più poco. di uno l'anno. Sì. E dimmi un po', Quindi ma chi è penso che una venne in mente? trentina ne ci sono arrivata. A chi venne in mente? Cioè a Giorgio, giustamente, venne in mente di fare Medea, oppure ci fu qualcuno No, che glielo disse. chiesi io. Io inizialmente volevo fare proprio tutta la Medea. Poi dicevamo, Giorgio mi disse, visto che è un dramma molto, molto bello, classico, sì, ok. Però chi se la viene a vedere sta Medea? E chi dovrà fare Medea? Chi la vuole fare Medea? Tutte vorranno fare Medea. E cosa scateneremo, visto che il cult è fatto per un buon 70% da attrici femmine, donne? E quindi si optò per qualcosa che mettesse d'accordo tutti, che facesse contento tutti, e io feci il mio monologo di Medea, che però scelse lui. Anche se la mia preferita è la Medea di Lucio Anneo Seneca, che è un po' più cruda, un po' più cattiva, un po' più strega rispetto a quella di Euripide, che è Un più... po' più cassinese, un po' più cassinese. Certo che la Medea in cassinese sarebbe bellissimo, No, vabbè, eh. ma la donna cassinese è sprucida, è come nonna Carmela, molto spigolosa, E quelle donne comunque se ci sono si nascondono perché non se ne vedono più tante. E torniamo al discorso che non si parla più la lingua originale, la lingua laborina cassinese, quindi È perché vero. è uno scuorne, capite? Vabbè, comunque. Vabbè, Allora. Ecco. è scuorne, è scuorne. Devi parlare in italiano.
Sì, a lingua rendo pulita. Però certo. Devo fare? Ah, la Medea, giusto. L'avevamo dimenticata. Aspetta. Ah, sono perduta! Alle mie orecchie è giunto il canto nuziale. Non riesco ancora a credere alla mia sventura. Gesù, chi ha potuto farlo? Lui, che mi ha strappato il padre, la patria, il trono, ora mi abbandona in terra straniera. Quel che ho fatto per lui, quel crimine che gli consentì di vincere il mare e le fiamme, l'ha dunque dimenticato, quel crudele, sconvolta, folle, il furore mi trascina non so dove. Come potrò vendicarmi? Ah, se avessi un fratello! E a una sposa. Ecco chi devo colpire. Leda, si Dimmi. è interrotta un'altra volta la linea, devi rifare da capo. Sì, te lo dico io. Ma tu non mi senti? Sì, è che si è interrotta la linea un'altra volta. Ah, Siamo ok. sul più bello, mi dispiace, ma la devi rifare. Va bene, la rifacciamo, tanto era appena cominciato. No, è troppo bello per non interrompere. Dal titolo alla missione. Vabbè, vado. Sì. Bene, sì, per favore, sì. Ah, sono perduta! Alle mie orecchie è giunto il canto nuziale. Non riesco ancora a credere alla mia sventura. Gesù mi ha potuto farlo. Lui, che mi ha strappato il padre, alla patria, al trono, ora mi abbandona in terra straniera. E ciò che ho fatto per lui, crimine che mi consentì di vincere il mare e le fiamme, l'ha dunque dimenticato quel crudele. Folle, il furore mi trascina non so dove. Come potrò vendicarmi? A una sposa. Ecco chi devo colpire. E questo basterà per le mie sventure. Se un delitto esiste, che greci e barbari hanno conosciuto e le tue mani ignorano ebbene, è tempo di prepararlo. Ti spingano i tuoi sfatti e tutti ritornino a te. Il bello d'oro. L'onore della tua patria è rapito, il fratellino fatto a pezzi dalla spada di una vergine perversa, il corpicino gettato verso il padre, i brandelli sparsi nel mare, sì, e le membra del vecchio Pelia, bollite nella cantata. Nessuno di quei delitti io l'ho compiuto per odio. È l'amore infelice che rende crudeli. Che cosa poteva mai fare Giasone, in balia com'è di un potere strano? Sfidare le spade a petto nudo? No, non così devi parlare, mio pazzo dolore. Giasone, viva. Sia il mio contento se possibile. No, che viva lo stesso, ricordando ciò che gli ho dato, morto, a me la colpa è tutta di Creonte, e abusando del suo scettro,
Pezza il mio matrimonio, strappa la madre ai figli e rompe una fede che tanti vincoli congiunsero. E lui solo che deve essere colpito, è lui che deve pagarla. La sua casa. Ne farò un mucchio sorgente dalle fiamme. La colonna di fumo sarà vista sin dal capo Malea. Nulla di nulla dei mamma mia, che paura. Che cosa ti farò passare, mio caro Giasone, per non hai altro pago del tempo. Ti faccio vedere io che cosa significa tradire. Che Claudio ti devo dire? Claudio mio, che te devo dire? Magari che stavamo a teatro mi veniva meglio. No, Leda, che ti devo dire? Niente, nient'altro. Sì, no, non mi dire niente. Sì, no, ogni commento. Ogni commento rischierebbe di sporcare questo che l'interpretazione che hai fatto adesso. No, vabbè, sporca pure anche. No, no. Diciamo che non ero neanche così preparata, però tanto si chiama divertita. No, ma la preparazione... Come un gioco. No, è un gioco, ci stiamo divertendo. Il problema è che anche tu se non è preparata hai messo il tuo io dentro. Ci hai trasmesso una forte emozione, almeno per quanto mi riguarda, e credo anche i nostri spettatori. E per questo ti ringrazio. Speriamo così... che non i pomodori virtuali. Diciamo che adesso hanno capito perché abbiamo messo il titolo Leda Panaccione, la Medea Cassinese. Ma d'altronde, vabbè, basta, è così, non c'è poco da fare. Grazie. No. Senti, ormai volgiamo al termine. Sei divertita questa sera con noi? Sì, mi sono divertita tantissimo. Ma io con te mi diverto sempre, anche quando faccio cucina. E guarda che Leda, recitare Pulcinella non è semplice. No, Pulcinella sta vivendo. Pepe. Non è semplice Pulcinella. Se tu sapessi, non è semplice. Non devo fare Pulcinella. E che ti devo dire? È un esproprio. Poi quando viene, e non viene, abbiamo scherzato. È molto difficile fare Pulcinella. Questa sera ci hai dato dimostrazione di versatilità nei ruoli teatrali in maniera incredibile, dal drammatico alla commedia al realismo. Complimenti, Leda. Siamo divertiti, noi ti ringraziamo, e anche tu, come altri, ci hai dimostrato che nell'arte, soprattutto, ma in tutti i lavori, non soltanto nell'arte, il talento è importante, ma se non è condito da una forte voglia di studiare, di applicarsi e di lavorare, il talento svanisce si scioglie come neve al sole. 10% talento, 90% volontà e studio. Sì, e quindi il talento è un valore aggiunto, però se uno non lo supporta come si deve, si evapora. Io ti ringrazio, Leda, per questa serata che ci hai dedicato. Grazie veramente a te, Claudio, per avermi dato questa possibilità. No, noi abbiamo conosciuto... Ci siamo accorti che ci hai tenuto compagnia essendo te stessa. Quello che ti passava per la testa ci hai detto anche... E quindi ci siamo divertiti per questo. L'importante è che sei stata bene con noi e io... Ti ringrazio, saluta Simone, tuo figlio, saluta tutti. Saluto, e speriamo di saluto tutti i cani, tutta la mia famiglia, gatti, animali, anche quelli a due piedi. E speriamo di poterci vedere in tempi un po' più sereni e posso ricominciarti
a riprendere col mio telefonino le vostre performance. E tu delle tue. Tornerà a primavera, Claudio. Ma già, secondo me, la primavera arriverà anche in anticipo quest'anno. Speriamo bene. Ti abbraccio forte, Un grazie. abbraccio, un bacio, saluto amicizia e Sarai tutta la tua servita. famiglia. Ciao, altrettanto fai tu. Ciao, grazie. Ciao, Claudio, buonasera.